buonasera a tutti i telespettatori del web di Atella TV. Siamo qui a presentare per l'ottavo ciclo di Istosofia il libro del preside Salvatore Renone, Terra in Felix. Siamo accompagnati con l'eminente accademico Giuseppe Limone e quindi la prima domanda spontanea è il perché della sua venuta qui e in quale spirito si colloca. Questo libro è un bel libro, credo che debba essere letto, conservato e discusso, perché è contemporaneamente un libro del passato, del presente e del futuro. È un libro che io raccomanderei a tutte le giovani generazioni, perché è un libro che mentre è una critica intelligente del presente e mentre un recupero intelligente e anche toccante del passato, rappresenta una critica militante a ciò che è accaduto e rappresenta anche una prospettiva sul futuro, cioè chiama la responsabilità delle giovani generazioni perché in nome di un percorso si possa ricostruire un filo di speranza in una società che è sempre devastata, soprattutto questa terra è sempre devastata da manigoldi che in modo pubblico e privato l'hanno depredata. Il libro parla di una storia di questo emigrante Thomas, quindi c'è questo scambio di email tra il protagonista e questo Thomas. Queste email sono l'occasione per ribadire un'orta ideale per il preside Renault, per poi giungere all'impatto con la realtà nella Terra dei Fuochi. C'è modo oggigiorno di superare questo impasse della Terra dei Fuochi nel nostro agroatellano? È possibile soltanto se si svegli non tanto il pubblico potere, che molto spesso è devastato, ma se si svegli la comunità. Infatti il libro fa un riferimento alla comunità, io aggiungo alla comunità civile, perché la comunità civile, che è fatta delle persone reali che vivono sulla propria pelle le condizioni della propria vita, e se la comunità civile, in primis le giovani generazioni, non riescono a ricostruire questo filo che viene dal passato, la comunità è perduta. Ma noi abbiamo possibilità, speranze e risorse per poter fare bene, perché dovunque ci spostiamo nel mondo noi abbiamo molte cose da dire. È un vero peccato che stando nel nostro territorio non riusciamo a dire ciò che possiamo dire. Quindi il libro è importante perché apre uno spaccato sulla base del passato per rompere le croste e andare verso l'avvenire. Bene. Al tempo stesso il libro trae pretesto da questo dialogo di mail. In realtà diciamo è un pretesto attraverso il quale si ricostruisce una storia passata, una storia presente e una possibile storia futura. Bene. Quindi salutiamo l'accademico Limone e che siamo onorati di avere in questa sede, e possiamo dire che il Centro Studi Massimo Sanzione e Atella TV con l'accademico Limone ha raggiunto ora livelli nazionali. Grazie mille, grazie. Siamo qui con l'autore del testo, il preside Salvatore Renone, Terra in Felix. È per me un onore presentare il preside, innanzitutto perché è stato il mio professore, quindi c'è questo amore filiale per chi insomma ha dato tanto e ha dato i primi valori, i primi segnali per una vita migliore. Una vita migliore che traspare nel suo libro, secondo me ricco di speranza per il futuro. La prima domanda è: come mai Terra in Felix e in fra parentesi? Sì. Allora dico subito che la premessa è questa: se il qui presente architetto è stato un mio allievo, significa che qualche seme è andato in buon porto. Ovviamente il mio animo è
per il ritorno anche adesso a rivedere la nostra terra Felix, ma è indubbio che l'azione dell'uomo nell'ultimo tempo, già da molti anni, ha come messo veramente in parentesi questa fertilità, questa felicità, perché Felix è fertile sì, ma anche felicità di vivere un territorio. C'è stata una ferita, ma sicuramente il testo vuole essere un messaggio di speranza e di ritorno alla qualità della vita dei prodotti del nostro orto, Terra Felix. Quindi un messaggio di speranza a cui tutti noi però dobbiamo contribuire. Questo è il messaggio del testo, ovviamente intrecciato con storie di giovani che devono essere gli artefici adesso loro del futuro. Forse noi abbiamo commesso degli errori, ma sicuramente abbiamo commesso più errori dei nostri avi, dei nostri antenati, che hanno lasciato una terra indenne che noi abbiamo calpestata e violentata. Questo è il messaggio. Grazie. Certo. Un'altra domanda era, il libro si snoda attraverso queste mails fra il protagonista e questo figlio di emigranti, Thomas, nipote di emigranti. C'è un nesso con la realtà in tutto questo? È una vicenda storica veramente accaduta o è meramente frutto della fantasia di un letterato autentico? Sì, ti ringrazio del letterato, ma il letterato non è tale, non è di qualità se non contestualizza ciò che avviene in una realtà vera. La storia si può abbellire, arricchire, ma il contesto deve nascere da una situazione reale. Se voi ricordate, anche attraverso i libri di storia, noi siamo stati il paese con più emigrazione e soprattutto il Sud. Il Sud ha dato tanto all'emigrazione sia nell'ambito nazionale ma in ambito estero. E quindi il libro si contestualizza in un contesto vero, famiglie di Orte, quindi una famiglia reale, partita da Orte, ma come Thomas e tanti altri, sono andati via, ma nel loro cuore è rimasto, come devo dire, il ricordo, il desiderio di ritornare alla culla dell'anima, la terra in cui sono nati. E qui si intreccia una storia vera dove molti giovani, grazie anche ad Erasmus, cioè a questa possibilità di trasferirsi e andare a studiare all'estero, di venire a conoscere il loro territorio attraverso i ricordi dei loro avi, ma vedere anche la situazione reale. Non è escluso che molti di questo, come hanno emigrato portando cervelli e risorse economiche e braccia, fuga delle braccia e delle menti, possano un giorno ritornare e dare vivacità a questo nostro territorio. Sì. Non a torto lo definirei il testo il libro cuore ortese. Il libro cuore ortese perché come nel libro cuore di Amicis, i protagonisti erano dei ragazzi, dei bambini. Qui la poesia più alta toccata dal testo, a mio avviso, è sicuramente la figura dell'angelo del bambino che alla fine nel letto di ospedale e con una camera che volge verso la collina del Vomero e del Vesuvio ci dà degli insegnamenti per il futuro, una speranza per il futuro. Sono i giovani la nostra speranza, quindi? Sono i giovani la nostra speranza, anche se per giovani, io ribadisco questo concetto, non è un'espressione meramente anagrafica, perché si può essere giovane anche con idee, con contribuire, indubbiamente dal punto di vista anagrafico sono l'eredità e dei giovani che hanno questa possibilità, la possibilità la lasciamo nelle loro mani di ricostruire il tutto. E il libro vuole mettere anche in evidenza un elemento molto, molto grave: non si può ignorare che un territorio disastrato, un territorio avvelenato abbia prodotto delle ferite che spesso sono non rimarginabili.
abbiamo delle tragedie, quindi ho voluto solo toccare, questo lo dico con forza, un aspetto molto negativo del nostro territorio, perché sono animato da speranza, ma ci sono tragedie di persone che vivono per il malaffare dell'uomo che ha governato male. Per uomo intendo l'uomo in generale, gli uomini in generale, che possono fare male ma possono fare anche tanto bene. Bene, ringraziamo il preside Salvatore Rainone e auguriamo buona visione a tutti i telespettatori via web di Atella TV. Grazie. Non finirà mai, ed è la gioventù e l'amore che poi deve prevalere su questo. Il romanzo è, io l'ho trovato, almeno per noi che viviamo in questa zona, l'ho trovato affascinante, e quando è finito, ma no, lì si c'è per lui, cioè, ha avuto la sensazione così di stare a sentire che i vecchi racconti che una volta, almeno io così mi ricordo, si raccontavano o vicino al cammino d'inverno oppure in piazza qua da noi in quelle lunghe serate d'estate, quindi ha proprio il sapore e la sensazione di questa di questo richiamo, di questa nostalgia. Il nostro caro professore Rainone, questa è una delle strade maestre, quindi dare importanza alle persone che noi riteniamo piccole nel nostro territorio, ma hanno fatto grande il nostro territorio, e qua ce ne sono tante, insomma. E il libro, ovviamente, abbiamo detto che è una serie di emails, insomma, si snoda su queste emails, questo scambio, quindi epistolare via computer, dove si crea un'orta ideale dove entro nel merito per dare proprio pregio al libro che, come è stato già ben detto, molto meglio di me, sicuramente un libro veramente emblematico per la nostra comunità, dove il protagonista ci fa intravedere un'orte che avrebbe desiderato quale fosse, ovvero che scrive a questo Thomas, guarda, viene orta perché a orta c'è una tecnologia della pescicoltura, impiantando un'oasi verde e di eccellenza in quelli che erano i lagni per la macerazione della canapa. I figli dei lagnatari sono operatori agroindustriali nelle vasche. E poi ancora, hanno creato dei punti di vendita diretta degli ortofrutticoli, quindi dei green point. Quindi a orta immaginiamoci i green point, almeno il protagonista questo dice. Oppure che il convento di San Donato, diventato santuario, questo c'è stato, ha valorizzato la sua struttura che è anche sede di studi superiori dell'arte sacra. Quindi figuriamo, insomma, tante cose belle. Però è un mondo immaginario, ma che, insomma, amiamo tutti vederlo così. E poi ancora il luogo della memoria, dove sono stati massacrati i nostri concittadini ortesi. Io sono poi insomma, fondamentalmente anche diciamo, colpito. Invece non c'è niente di tutto questo. Quando Thomas arriva a Orta trova la terra dei fuochi, quindi trova cancro, trova morte, distruzione. E quindi tutto questo mondo ideale di cui ha ben parlato il professore Rainone crolla con l'impatto con la realtà, poi, quando Thomas vede cos'è veramente Orte di Atella. E poi io
non ho, diciamo, difficoltà nell'affermare che lo definirei il libro cuore di Orta di Atella. Perché? Perché come nel libro cuore, diciamo, i protagonisti sono i bambini, i giovani, qui la poesia più alta è colta alla fine, insomma, negli occhi di un piccolo in un letto di ospedale che ci dona però una speranza per il futuro. Quindi la speranza per il futuro sono i giovani, i piccoli. E quindi quando Renone dice in modo bellissimo, piccoli grandi uomini che nella loro acerba età, Renone non usa, chiunque avrebbe usato come aggettivo, giovane età, Renone usa acerba età. Perché usa acerba età? Perché il mondo contadino che lui ha vissuto, quello puro, quello autentico, quello fatto di gente meravigliosa, oserei dire, insomma, è unica perché ora scomparse, beh, è acerbo, cioè come un frutto. Quindi non dice giovane età, no, dice acerba età, perché quel mondo ideale che lui ha sempre visto, e forse si stava meglio prima rispetto a oggi, con tutte le difficoltà, le speranze poi tradite per un futuro migliore. E beh, questo bambino, questo come tanti altri che certo ci rende uomini migliori, nella loro acerba età apprendono una maturità speciale che mai altre situazioni avrebbero generato. Quindi questa è la parte, una delle parti più alte del libro, cioè la poetica, dove un bimbo insegna a noi come vivere, come essere, come, e ci dà speranza, come spesso accade. Cose che sono profondamente radicate nell'anima e quindi affascinano e diventano comprensibili per chi l'ha vissuto e chi ne ricorda come me in maniera incredibile. Ecco, questo io devo dirlo, che devo chiedere scusa perché non gliel'ho detto, però non ho vissuto con sofferenza. Sto convinto di venire qua. E poi voglio fare un complimento perché già è stato anche colto da qualche altro. Ha sostituito il camino dei nostri racconti con il computer, però utilizzando questo strumento che è pericoloso per certi aspetti, ma è straordinario perché non solo dà la possibilità del racconto, ma di vivere anche attraverso un'interazione più diretta. E l'idea di avere praticamente i quadri di Marruzzella, che sono quadri, sono poesie della propria semplicità, e che danno quella immagine di quei luoghi che sono luoghi della memoria, della nostra memoria, e che possono trasmettere ai ragazzi, ecco, quel senso del territorio che è l'unica cosa su cui possiamo costruire il resto, cioè il famoso genius loci, l'anima dei luoghi. Ogni luogo appunto contiene la storia la storia di tante piccole realtà, io dico tante piccole persone, non solo dei grandi eventi, ma delle piccole, ecco, dei piccoli contributi che i nostri realtà danno. E ricordarli per il proprio nome, ricordarli per gli episodi, eccetera, a volte fanno sorridere, ma sono straordinari.